Vasquez, Venturin, Aldo Agropi, vecchio cuore Granata. Senti la partita. Ed ecco ancora il Torino, cerca spazio Lentini, rovescia bene in mezzo e c'è il disimpegno un po' avventuroso dei madridisti con Fierro che sbaglia, poi il tiro di Scifo con una... Potrebbe essere molto pericoloso il madrileno, può darsi che però sui calci piazzati, i calci d'angolo, verrà preso in consegna da qualche altro giocatore del Torino. Sì, anche perché Fuggi è giocatore di grande senso tattico, non è il caso forse. Una scivolata, Cravero a offrire il pallone a Venturin, da questi a Lentini, buon lavoro di Lentini, la palla è per Annoni, per tutto termina a terra Annoni, protesta anche, ma la palla è per Lentini, contro traversone, autogol, Torino in vantaggio. Tanto c'è una irregolarità ai danni di Lentini. Operata a Madrid e anche brillantemente. E della squadra mitica che tutti abbiamo... Gioco è fermo intanto. Della squadra mitica che... Pallonetto di Scifo. Bello il colpo di testa di Lentini. Stacca bene Scifo, colpo di testa di Casagrande, la palla è per Lentini. Però non trova il tempo per la battuta, va al dribbling ancora su Cendo, angolo. E al zero, Mussi, Lentini, sempre braccato da Cendo, dribbla ma scivola sul piano in condizioni più che accettabili, Mussi, Vasquez, Cendo su di lui, dentro molto bene per Lentini in posizione regolare. Il dribbling e la sua rapidità a mettere in difficoltà la coppia centrale, lasciando libero Cendo sulla destra. Suo rinvio a cercare proprio Lentini che ora opera nella zona di Cendo. Cendo è in vantaggio, affonda irregolarmente il tentativo di contrasto il giocatore del Torino, già battuto, alla battuta, un buon match nemmeno a Madrid. Ecco Lentini, stavolta è su di lui Rocha, Valentini, Rocha tocca per ultimo, ecco il suo rinvio, colpo di testa all'indietro e non riesce ad agganciare Lentini. Lentino, grazie come vi ripeto alla grande accortezza di un giocatore come Fusi. Ecco Lentini intanto messo a terra, sicuramente che possiede un lancio molto lungo per la rimessa. 32 minuti, anticipato Lentini. Sul fondo per ottimo cruzare, attacco. I piedi sono puliti. Mussi per Lentini, va Lentini, si allunga troppo il pallone, lo perde. Il break buono da parte di Mussi, c'è la possibilità di offrire il pallone a Lentini. Lentini ha un attimo di spazio, combina ancora con Mussi. Tocco fuori ancora per Lentini, su Lentini ora c'è la marcatura di Miglia, scatta sul fondo, cross, palla che si impenna, poi la rovesciata, agonistico, si ubbidisce anche all'istinto, palla leggermente lunga per Lentini che ha la possibilità però di tornare sul pallone, lo dà bene a Martin Vasquez, ancora Vasquez per Fusi, fermato, il rimpallo per Vasquez, perde il tempo per la battuta di prima, dà però a Cravero. Cendo, Macheda, tenta la fondo Macheda, viene fermato da Scifo, possibilità del contropiede per il Torino e Lentini che dà ancora a Scifo, 3 contro 3, avanza Scifo e viene messo giù da Bruno, Scifo, Lentini, tenta di andare via fra due avversari, viene fermato. Pallone da Mussi, buon lavoro di Mussi, la palla è per Scifo, Scifo per Casagrande, scatta Vasquez, Casagrande effettua un dribbling verso il centro e poi è Scifo che dà Vasquez, il quale dà subito in mezzo, la palla è per Casagrande, ribattuto il suo tiro. Dribbling ancora, va sul fondo, cerca spazio, lo trova, il cross, il colpo di testa di Lentini da distanza. Parte il lancio in profondità. Buono stacco da parte di Lentini, il pallonetto di Martin Vasquez che poi cambia gioco su Scifo, Scifo e Cendo, stringe la marcatura Cendo, controlla bene Scifo, sguscia all'indietro, viene strattonato per la maglia il suggerimento. Un grande aggancio da parte di Lentini, Lentini va all'affondo, entra in area, c'è su di lui l'ostacolo di Rocha, termina a terra Lentini. E gioca anche di fino Andoni, è diventato bravissimo. Ma veramente, ti ho detto, io l'ho avuto a Como questo ragazzo, era già un giocatore con grande volontà, grande entusiasmo e grande spirito di sacrificio, evidentemente tutto questo l'ha portato a dei miglioramenti incredibili. Intanto c'è un intervento, Lentini su di lui, lo aggira Cendo, Lentini commette fallo. Due spalle, Butraghegno ha commesso fallo.
Tanto c'è un pallone che filtra su Lentini. Lentini accanto Scifo, toccato sul piede d'appoggio da Macheda. Motivo di merito. Tanto buon lavoro proprio di Mussi a favore di Lentini, che ha un ampio corridoio. Si allunga forse troppo il pallone, lo gioca poi a favore di Martin Vasquez, sul quale va a chiudere l'asa. Esterno di Martin Vasquez, leggermente no. Palla lunga a cercare Lentini, sul quale c'è Macheda. E su Vasquez, che fa filtrare il pallone per Fusi, il quale tocca a Lentini. Lentini ancora per Vasquez, di prima in profondità non filtra il pallone, pasticcio ancora Cravero, stavolta su Lentini. Lentini è letteralmente aggredito. Il rinvio di Marcheggiani, sfiora Lentini, Casagrande si allunga il pallone, viene cercato Lentini, su di lui Rocha, Mussi. Scifo, Vasquez, di prima su Lentini, ha di fronte Cento, lo punta, vanno i due, a terra, ancora Lentini, bene su Martin Vasquez, aia, stavolta non si è capito con i compagni, recupera però bene lo stesso Vasquez, Venturin, recupera però bene lo stesso Vasquez, Venturin, tocco per Scifo. Vasquez di prima, ottimamente per Lentini, Valentini, punta Cendo, scatta a fondo campo, Valentini, il cross, la palla è per Fusi e c'è gol di Fusi, che non ha difficoltà e mette subito verso Lentini. Cendo tocca di testa, ma il pallone è ancora di Lentini. Lentini lo gira verso Mussi, perioso ancora di Chierro, poi in seconda battuta Miglia, ma c'è Annoni, bene Scifo e la palla è per Lentini. Lentini e Rocha, assai bravo Rocha. Meno Lentini. L'avversario. Lentini lavora lungo il pallone, lo cede bene a Sordo. Recupero affannoso, blocca comunque bene Marcheggiani, scaraventa in profondità dove è isolato Lentini, che arresta bene, arriva a rinforzo subito. Ha meritato questa vittoria. Ecco, vedi che si è equilibrato il possesso di palla nel secondo tempo, nel primo tempo era stato nettamente.